L'unico legame fra quelle persone era costituito da due negri con la giacca sporca, che di quando in quando si giravano verso una specie di botola da cui prendevano un piatto pieno di qualcosa di caldo e lo facevano poi scivolare lungo il banco verso l'uno o l'altro cliente. Perché, nonostante le luci accecanti, si aveva l'impressione che fosse tutto grigio. Come se quelle lampade dai raggi troppo forti che ferivano gli occhi non fossero in grado di dissipare le tenebre che quegli uomini, emersi dal buio della strada, portavano con sé. Non mangia? Domandò lui per rompere il silenzio. C'è tempo. Fumava, come fanno le americane, con gli stessi gesti, la stessa piega delle labbra che si vede sulle copertine delle riviste e nei film. E aveva anche gli stessi atteggiamenti, lo stesso modo di scostare la pelliccia facendola scivolare dalle spalle, di mettere in evidenza l'abito di seta nera, di accavallare le lunghe gambe inguainate nelle calze chiare. Non aveva bisogno di girarsi verso di lei per osservarla bene. Lungo tutto il locale c'era uno specchio in cui potevano vedersi entrambi, riflessi, l'uno accanto all'altro. Era un'immagine impietosa. E i lineamenti risultavano come un po' alterati. Ma neanche lei mangia, esclamò la donna. È da tanto che vive a New York? 6 mesi circa. Un impulso inspiegabile lo spinse a presentarsi, forse uno sprazzo di vanità, di cui subito si pentì. François Combes, enunciò alquanto impacciato. Lei certo sentì, ma non fece una piega, eppure era vissuta in Francia. In che periodo è stata a Parigi? Aspetti, l'ultima volta 3 anni fa. Poi ci sono passata di nuovo tornando dalla Svizzera, ma mi sono fermata pochissimo. E subito riprese. Conosce la Svizzera? Poi, senza aspettare la risposta, ho passato 2 inverni in un sanatorio a Lésine. Stranamente fu proprio per via di quelle poche parole che lui la guardò per la prima volta, come si guarda una donna. Lei continuò con un'allegria forzata che lo intenerì. Oh, non è poi così terribile come si pensa, per chi se la cava, certo. Mi hanno assicurato che ero guarita del tutto. Schiacciava lentamente la sigaretta in un portacenere e ancora una volta lui guardò la traccia come di sangue che le sue labbra mi avevano impresso. Perché per un attimo pensò a quella Winnie che non aveva mai visto? Improvvisamente capì che era per via della voce. Quella donna, di cui non conosceva né il nome né il cognome, aveva una delle voci di Winnie, la voce bassa, quella dei momenti tragici, la voce d'animale ferito. Un suono un po' sordo che faceva pensare a una piaga mal cicatrizzata, a un dolore di cui non si è più consapevoli di soffrire, ma che si conserva lenito e ormai familiare nel profondo del proprio essere. La donna stava ordinando qualcosa al negro e Combes aggrottò le sopracciglia perché aveva colto nel tono della voce e nell'espressione del viso la stessa ineraffabile. La donna stava ordinando qualcosa al negro e Combe aggrottò le sopracciglia perché aveva colto nel tono della voce e nell'espressione del viso la stessa inafferrabile seduzione di quando gli aveva rivolto la parola. Le sue uova diventeranno fredde, disse allora con fare brusco. Che cosa si aspettava? Ma perché avrebbe voluto essere fuori da quel locale dove uno specchio sporco gli fretteva le loro due immagini? Sperava forse che se ne sarebbero andati via insieme, così, senza neanche conoscersi? Lei cominciò a mangiare le uova con una lentezza esasperante, interrompendosi solo per versare del pepe nel succo di pomodoro che si era fatta portare. Sembrava un film a rallentatore. Uno dei marinai seduti in un angolo si sentiva male, come probabilmente Winnie in quello stesso istante. Il suo compagno lo assisteva con commovente solidarietà, mentre il negro li guardava con aria di suprema indifferenza. Erano già lì da un'ora e lui non sapeva ancora niente di quella donna e lo irritava il fatto che lei trovasse sempre nuovi pretesti per tirarla alla lungo. Nella sua mente era come se fosse stabilito da sempre che sarebbero usciti insieme
e di conseguenza, come se con quella sua ostinazione incomprensibile lei lo avesse defraudato di un po' del tempo che era loro concesso. Intanto che aspettava, fu assillato da qualche piccolo dubbio. L'accento, per esempio. La donna parlava un francese perfetto in cui si coglieva però una leggera inflessione che lui non riusciva a definire. Quando le domandò se fosse americana e lei gli rispose di essere nata a Vienna, finalmente capì. Qui mi chiamano Kay, ma quando ero piccola mi chiamavano Kathleen. Conosce Vienna? Sì. Ah. Lo guardò quasi con la stessa espressione con cui la guardava lui. In fondo nessuno dei due sapeva niente dell'altro ed erano già le 4 passate. Ogni tanto, approdando da chissà dove, entrava qualcuno che poi si inerpicava su uno sgabello con un sospiro di stanchezza. E lei stava ancora mangiando. Aveva ordinato un dolce orrendo ricoperto da una panna grigiastra e ne prendeva dei pezzettini minuscoli con la punta del cucchiaino. Quando finalmente lui sperava che avesse finito, chiamò un'altra volta il negro per ordinargli un caffè e poiché le fu servito bollente, dovettero aspettare. Ancora. Sia gentile, mi dia una sigaretta. Ho finito le mie. Comb sapeva che prima di uscire l'avrebbe fumata fino in fondo, che forse dopo ne avrebbe chiesto un'altra ed era stupito lui stesso della propria inspiegabile impazienza. Magari poi una volta fuori lei gli avrebbe teso semplicemente la mano augurandogli la buonanotte. E finalmente ci furono fuori, dove non c'era più nessuno. Eccetto un uomo che dormiva in piedi, addossato all'ingresso della metropolitana. Lei non propose di prendere un taxi. Si mise a camminare tranquillamente lungo il marciapiede, come se quel marciapiede dovesse portarla in un posto preciso. E quando ebbero percorso un centinaio di metri, dopo che ebbe inciampato un paio di volte a causa dei tacchi troppo alti, infilò la mano sotto il braccio di lui, come se avessero camminato sempre così per le strade di New York. 5 del mattino.